Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo il primo tutorial, chiamiamolo così, un primo esperimento, ecco, chiamiamolo così, che mi piace di più di tutorial. Il primo esperimento con le basi che ho preso dalla collaborazione col sito Globland. Qui vi lascio. Dov'è il mio dito? Qua, penso qui. Vi lascio il codice sconto nel caso siate interessati ad acquistare sul sito, che vi dà l'opportunità di avere il 10% di sconto su tutto il vostro carrello. E ora ho deciso di iniziare dalle tartarughe, visto che fa ancora caldo. Rimaniamo nel tema estivo ancora, va? E allora ho pensato di farne due, una argentata e una bronzo, per vedere l'effetto che fa l'effetto mare su una base bronzo. Non lo so, vedremo. Per questo mini tutorial servirà della resina UV. Io uso questa perché ho questa e uso questa. Un colorante, questo qui, che avrà una decina d'anni. Che è un azzurro, perché non badate che è ciossissimo, ma ho bisogno del bianco e io di bianco ho questo che comprai sul sito Resin Pro. Ho della sabbiolina che mi era stata regalata. Io non ho fregato niente, ma ce l'ho e me l'hanno regalata, e quindi ho bisogno di usarla, perché tenerla dentro al barattolo. E ho delle conchigliettine piccole, queste invece acquistate. Non mi ricordo dove, sono minuscolissime, perché guardate la base, guardate il mio dito, sono piccolissime, piccolissime. Vabbè, è uno stuzzicadente. Trovato. Ah, comunque qui di fianco ho la mia lampada UV. Allora, io direi di partire da uno sfondo azzurro. Wow, è un bel azzurro. Ci stava bene anche un verde. Ho fatto una palude più che un mare qua. Prima di metterlo in lampada, vedete che di non aver sbordato, perché una volta che la mettete nella lampada, la resina non vi dà la possibilità di tornare indietro. Ok, questo l'abbiamo fatto e viene un mare scuro. Adesso l'ho spostato, facciamo l'altra. Forse ho capito perché non ne vediamo tante di basi scure. C'è un motivo. Va bene. Oh, però sarebbe bello anche fare con le stelline una tartaruga dello spazio. Adesso sono in fissa con gli alieni. L'altro giorno sono stata da Tiger e non so perché era un pezzo che non ci andavo. Credo che siano rimanenze, perché adesso c'era tutta la roba nuova di Halloween degli alieni, ma che se lo sapevo, ci andavo prima. E c'era un pupazzo, costava un botto, 12 euro per un pupazzo, da Tiger non l'ho preso, ma ci ho lasciato il cuore. Il pupazzo di un alieno, mamma mia che carino che era, quasi quasi ritorno a prenderlo. Allora, si vede la differenza, questo è un verde acqua, è uno stagno e questo è il mare dei Caraibi. Vabbè, comunque noi andiamo a metterlo in lampada, lo asciughiamo un pochino. Se sentite un po' di rumore, ho aperto la finestra, però perché sennò morivo qua direttamente con la resina UV. Ci vedevamo all'altro mondo. Allora, gli ho dato un giro tempo e ho lasciato volontariamente qua, si vedono un po' le bollicine. Cosa dobbiamo fare? Preparare la sabbiolita, la sabbiolite. E la mettiamo qua sotto, un po' sul. Speriamo di non fare
Un danno atroce. E scegliamo una conchiglietta piccina, eccola. Ok, io direi che questa per ora va bene così. Andiamo di qua. Ma questa seppiolita qua. Va bene, basta. Mettiamo in lampada. Allora, ritorniamo sulle nostre basi. Sono carine. Questo è molto carino. Questo è molto carino, anche se è un po' verde, verde acqua. Vedi, volevamo il verde acqua, l'abbiamo trovato. Andiamo prima con un po' di trasparente. Mettiamoci un altro po' siliconico. Boom, esagerata. Proviamo. Allora, adesso te ti sposto perché ancora non sei pronto. Ho paura. Proviamo. Soffi con la cannuccia? Facciamo così. Ok, ci ho buttato l'olio. La facciamo a mano. Il vento soffia forte per creare le onde nel mare, no? Ciò anche io, non ho capito. Sai che ho rovinato tutto? Adesso facciamo così, guardate. Ho rovinato un po' mettendoci del colorante in più, invece bisognava soffiare subito forte. E io non lo inciupevo. E noi facciamo che lo mettiamo a posto. Della resina trasparente. E ci... Porca troia. Aio. Ok, ho avuto un piccolo incidente. È caduta la lampada in testa. Raccogliendo la resina UV mi è caduta la lampada in testa. Vabbè, fa niente, fa niente. Non sta venendo male, devo dire la verità. Però voglio metterci un pelo di gatto, non di sicuro. Una goccina di resina UV qua per fare un po' di contrasto con le onde. Era la prima volta che ci provavo a farlo, quindi sarò anche giustificata un po', no? O no? È un mare in burrasca. Ragazzi, questo è il nostro mare. Ups, in burrasca. Vedete? Si vede? Vabbè, però non lo devo alzare troppo perché sennò sbaglia il mondo. Andiamo col secondo mare in burrasca. Secondo me, io ho delle buone aspettative, che secondo me questa base, che non dava affatto delle buone vibrazioni, secondo me potrebbe dare delle grandi soddisfazioni invece. Credo, poi posso sempre sbagliarmi. Però noi abbiamo capito che poco bianco tanto soffio.
l'olio, anche col bianco trasparente, così a sentimento. Un po' di olio. Siamo pronti? Cannuccia, riproviamo a soffiare. Beh, però stanno venendo già meglio, vedete? Buttiamo, come abbiamo fatto prima, una gocciolina di resina UV, mi vedete? Boh, non sono stata particolarmente brava, devo dire la verità. Intanto che quella la asciuga, voglio provare a vedere di fare sto benedetta tartaruga dello spazio. Intanto sto mettendo questo qui, che è un pigmento notte stellata di Kindia, la buttiamo qua dentro. Sembra la profondità dello spazio. Guardate. In uno ci mettiamo questo. È della Reschimica. Ed favoloso. Oh my god! È bellissimo. Non l'ho asciugata, eh? Adesso facciamo una striciolina. Wow, che figata! Guardate che bello che fa! Oddio, sta andando giù, ciao! Adesso prendiamo un altro. Che bello! Facciamo questo qui che è un bel viola. Wow! Ho usato troppo anche qua. Facciamo un'altra strisciolina. Qui ci mettono un altro po' di questo qui che è bellissimo. Facciamo un altro po' qua. E fu così che rovinavo tutto. Un po' di contrasto. Non sicuro che faccio il danno. No, stai ferma, non lo fare. Basta, fermiamoci. Stop. Buttiamo dentro la lampada. Fermati! Non fare più niente! Stai ferma! Però aspetta. Fermati, non fare più niente! Ti ho detto di non fare più niente, fermati! Vai, lampada. Allora, il risultato di questo mare in tempesta è venuto un po' così. Allora, sì, decisamente troppo bianco. Ho abusato del bianco, ce ne andrebbe decisamente meno. Qua ho provato a toglierlo e a mettere il trasparente, ma ho peggiorato forse la situazione perché l'ho spalmato tutto. Questo diciamo che almeno si vede lo sfondo, non si vede niente, questo è un mare proprio incazzato, nero. Però, ho delle grandi aspettative per questa, se non rovino tutto. Tartaruga dello spazio, che ma il mare io lo devo accantonare perché è una cosa che non mi riesce. Boh, basta, non, mi piace tantissimo, ma non riesce, non è nelle mie corde. Wow, che roba spaziale! La tartaruga dello spazio! Ci sono un sacco di bollicine.
Oh, però l'alieno ci stava troppo bene. Eccoci, allora facciamo le considerazioni finali. Io non sono capace di fare il mare, vabbè. Non ho ancora fatto il doming finale perché devo aspettare che si asciughi un po' l'olio siliconico e dopo ci proverò. Questo diciamo che non è neanche bruttissimo. Dai, almeno un po' di mare sotto, mare in burrasca, però un po' di mare sotto si vede. Questo qua invece, che avevo delle grandissime aspettative, il mare era proprio incazzato e è andato a finire anche sopra la sabbia il mare. Vedete, c'è stata un'inondazione, stile tsunami, è andata anche sul guscio della tartaruga la mareggiata. E la tartaruga, questa qua mi piace da morire, anche se devo dire la verità, ho fatto una cavolatina, nel senso che quando ho messo la tartaruga sotto la lampada, mi sono accorta che qua non era andata a finire la resina e c'era lo scalino. Cosa ho fatto? Tirato fuori subito, ci ho provato ad aggiungere la resina, ma sotto la resina era già catalizzata. E ha sbordato da questa parte, però mi interessa. Guardate che meraviglia! Se ci fosse stato un alieno da metterci sopra, sarebbe stata una cosa stupenda. Peccato che non ce l'avevo. Non ce l'avevo. Però devo dire la verità: mi sono divertita. Mi sono divertita a fare queste tartarughe. Però la tartaruga spaziale è quella che mi è venuta meglio, devo dire la verità. È stata un'idea dell'ultimo momento ed è quella che mi è riuscita meglio. Ne farò altre, proverò a farne altre, magari se volete le farò insieme a voi. Sperimentiamo ancora. Ci vediamo al prossimo video con un altro tutorial. Basta, vi saluto. Ciao ciao!